Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Carlo, vigilia di questo quarto di finale con la Roma, una partita che attendiamo, inutile dirlo, da diverse settimane. Oggi hanno parlato sia Pioli che Bennacer. Ti chiedo immediatamente news sulla formazione, anche se a parte il ballottaggio in difesa è quella che ci diciamo da giorni. Sì, il ballottaggio in difesa, andiamo sulle notizie di campo, è stato vinto da Ciao. Un po' a sorpresa per me, io pensavo che non essendosi allenato negli ultimi giorni, la fascite plantare, un'infiammazione non drammatica ma fastidiosa, pensavo che alla fine giocasse Kjær. Invece gioca Ciao, che non dobbiamo dimenticare, splendido protagonista nella scorsa stagione contro Harry Kane. Quindi devo ancora rivedere il vero Ciao da quando è tornato, devo dire la verità. Per il resto è scontato Maignan e quanto è stato rimpianto da tutti, dagli allenatori e dagli spettatori nella partita City Real City di ieri. Maignan, non hanno quel portiere lì, le due grandi squadre, con Calabria e Teo, quanto è stato rimpianto Teo dalle due squadre, con Gabbia, con Ciao, Bennacer, Reinders, là davanti Pulisic con Loftus-Cheek, davanti Giroud, Leao, altro giocatore che nella partita di ieri, dove c'erano grandi campioni, non avrebbe assolutamente, sarebbe stato certamente protagonista. Sì, oggi Carlo in conferenza la partita tra City e Real è stata un tema molto protagonista, no? Sia sì, per Bennacer, sia per Pioli. Sì, insomma, era la partita, no? In questo momento la prima del calcio inglese, o più o meno lì prima o seconda, e il Real Madrid che sta dominando il campionato spagnolo con i suoi campioni, chiaramente era la partita. In effetti, se io penso, con tutto il rispetto, che non mi sentono a Dortmund, Borussia Dortmund Atletico e City e Paris Saint-Germain, City e Real, c'è da dire una cosa, che la prossima stagione con il tabellone, diciamo, tennistico è probabilmente chiaro che per il Milan non era il Milan di 15 anni fa, e allora saremmo stati tranquilli. C'è il rischio di affrontare subito la testa di serie, no? In questo senso, però per crescere bisogna, cioè, tentare di, se no Sinner sarebbe sempre 150 se non avesse battuto quelli di numero davanti a lui. No, beh, sicuramente il nuovo format della Champions League sì, sembra più complesso, però incuriosisce molto, no Carlo? Almeno a me personalmente. Sì, bello, perché lo ricordiamo per chi non lo sapesse, i primi gironi, 9 squadre, e faccio subito l'esempio, è come se 9 squadre, c'è il Milan che affronta, per farci capire, Inter, Juventus, Napoli, Lazio, Fiorentina, Roma, Atalanta. Però al primo turno affronta l'Atalanta in casa, la seconda la Juventus in trasferta, e basta, poi non la riaffronta più. Quindi capisci, giochiamo magari in trasferta contro il Basilea, poi in casa il Bayern, poi vai ad Angers, non so, a Monaco, ed è una formula strana. E attenzione, ecco perché il prossimo anno il mercato sarà importante. Si gioca anche a gennaio le ultime 2 partite, perché sono 8, non sono 6. E a gennaio è il mese, campionato dove devi assestarti e tentare di ripartire. Hai la Supercoppa italiana, se il Milan sarà così bravo di arrivare secondo, oppure chi, l'altra, che è quella che arriverà, e hai la Coppa Italia, e poi oltretutto, e lì sono molto arrabbiato se ci penso, c'è la Coppa del Mondo per Clara a giugno, e cioè c'è da dire una cosa, si gioca un po', saranno ricchi, guadagneranno, saranno felici, eccetera, però che logorio proprio fisico, proprio oltre che mentale. Carlo, ti faccio la stessa domanda che oggi hanno posto a Pioli, ovvero che differenza c'è tra Milan-Roma di campionato e Milan-Roma di Europa League? La grande differenza è che là c'era Mourinho, oggi c'è De Rossi, non senza il discorso meglio o peggio. Mourinho aveva la sua filosofia, il suo modo di giocare, De Rossi ne ha un altro.
Mourinho, magari ecco, forse un vantaggio in una cosa. Il Mourinho nelle coppe riesce sempre a regalare qualcosa in più. De Rossi non si sa ancora. Sai, Mourinho, la Roma è stata protagonista in Conference il primo anno e nel secondo anno in Europa League, in una finale con tante recriminazioni. E De Rossi non sappiamo se ha ancora questa statura europea. Sicuramente in Italia è da preferire De Rossi nella continuità. All'estero è da valutare. Tra l'altro, Carlo, oggi Pioli ha parlato spesso, no? Ha sottolineato spesso i rischi che si sta prendendo il Milan come squadra, come modo di giocare. Non è una novità, sappiamo il Milan quest'anno come gioca. Ti aspetti una partita di andata in cui sarà il Milan a fare la partita o qualcosa di inedito? No, ma il Milan gioca sempre la stessa maniera, nel senso che è vero che sul piano tattico si adatta all'avversario, o perlomeno non si adatta, va a cercare i punti deboli degli avversari spostando le pedine, quindi non è sempre lo stesso Milan, ma non perché, ho sbagliato io il verbo adattarsi, perché va a cercare i punti deboli degli avversari, farà così anche domani, ma l'unica partita veramente che ha sbagliato Pioli e che non perdona Pioli è stato l'1-0 nel derby di ritorno del gennaio 2023. Lì abbiamo perso 1-0 solo, ma ricordo naturato il Milan, non ne potevo più che si finisse la partita. Dici sì, ma 1-0 no, ed è stata l'unica. Il resto mi ha sempre secondo me ben rappresentato la filosofia del Milan: vincere, convincere, parlo alla Berlusconi, venire avanti, cercare di fare un gol più dell'avversario. Chiaro che poi, sai, quando perdi manca un equilibrio, quando vinci che bella questa proposizione, però fa parte un po' il giudizio legato ai risultati, ma questo si sa. C'è qualcosa in particolare che temi della Roma di Daniele De Rossi o qualcuno, qualche giocatore? Un giocatore che fa sempre la differenza, chiaro, potrei dare tutti gli soliti nomi, è El Shaarawy. Ne hanno parlato poco, perché ovviamente sai. El Shaarawy è un giocatore dalle buone qualità, un giocatore che se fosse venuto alternativa Leao, abbiamo Okafor, prima che venisse Okafor, secondo me avrebbe fatto bene come alternativa Leao. Sì, mi ricordo che tra l'altro c'era stata qualche voce l'anno scorso. Sara, per esempio, prima che rinnovasse con la Roma, era un'opzione che non dispiaceva. No, anche perché, sai, ovviamente il giocatore che ha più riflettori puntati è Paolo Dybala, no? Sappiamo, sarà in conferenza. Lukaku non mi fa paura, o perlomeno Lukaku è un altro giocatore che non è in forma, non in forma. Quando si mette lì, si pianta lì in mezzo all'area, cercando la girata o cercando di dare il pallone all'avversario, forse perché ho ancora le reminiscenze nei derby, è un giocatore che temo molto. La classe di Dybala, dicono che non siano molto in condizione in questo momento, non stanno facendo sfracelli, però quando hai la classe dentro puoi sempre risolverla con un colpo di genio. Carlo, io ti saluto, ti ringrazio, ti do appuntamento domani sera nel post partita di Milan-Roma. Certamente, domani sera Milan-Roma, grande emozione. Qualcuno dice sì, ma è Champions League, Europa League. La domanda che rivolgo io è: ma scusate, il cuore batte in maniera differente quando entra il Milan in campo per giocare una partita europea? Il cuore batte pim pim se Europa League, pim 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 se Champions League? Non credo. Ciao. Grazie Carlo, ciao.